Diete vegetariana e vegana sono realtà con cui i medici italiani devono confrontarsi. Lo confermano i dati Eurispes, che individuano come vegetariani il 5% degli italiani, mentre vegani sono il 2%. La questione non è più trascurabile per Andrea Vani, responsabile del Centro di Dietologia e Nutrizione Pediatrica al Policlinico Umberto I di Roma, che allerta i medici sui possibili danni neurologici nei feti. Il problema è quello di farsi anche seguire però da persone che siano capaci ed esperte in nutrizione a seconda dei vari momenti della vita, per evitare di fare degli errori che possono essere grossolani e che però hanno degli effetti negativi importanti sul feto. Per esempio, i due micronutrienti più critici da questo punto di vista sono sicuramente uno degli omega 3, e cioè il DHA, così come una delle vitamine del gruppo B, la vitamina B12. Sono due cose che vengono prevalentemente dal mondo animale e quindi con le quali i vegani hanno, per esempio i vegani, insomma, o chiunque faccia un'alimentazione molto restrittiva, ha dei problemi di gestione, diciamo così. La mancanza di questi due micronutrienti o comunque bassi livelli possono comportare dei danni, soprattutto neurologici, già nel feto e poi ancora nel bambino appena nato, quindi nel neonato e poi nel lattante. Fino a 2000 litri di latte materno raccolti in un anno grazie a una media di circa 30 donatrici nell'arco di 12 mesi. Sono i numeri della Banca del Latte Umano, che ha sede presso l'unità operativa di pediatria e neonatologia dell'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo. I dati sono stati resi noti dalla responsabile Uona Kaczmierska, che spiega una differenza tra chi è stato allattato e chi no. Allattamento è un tipo di nutrizione naturale che porta i vantaggi alla mamma, al bambino, ma anche a noi, una società intera. Un bambino allattato al seno, un bambino almeno 5 volte più sano rispetto al bambino non allattato al seno. L'anafilassi interessa soprattutto le fasce più giovani della popolazione, per cui sono aumentati di 7 volte negli ultimi 10 anni i ricoveri ospedalieri relativi alle reazioni allergiche gravi, con un chiaro aumento anche in termini di reazioni allergiche letali. L'European Anaphylaxis Registry riporta come tra luglio 2007 e marzo 2015 l'anafilassi sia stata identificata in 1970 pazienti minori di 18 anni. Gli incidenti si verificano in casa nel 46% dei casi e il 19% all'aperto, e i prodotti alimentari sono stati l'innesco più frequente al 66% dei casi. Ai microfoni della Dire ne parla Stefano Romero, presidente della Simeup Lazio. Nell'età pediatrica tenete conto che 4-5 casi su 100.000 sono coinvolti da uno shock anafilattico. È una patologia che si risolve in un regime di urgenza, è l'urgenza-emergenza, e di solito si interviene nei pronto soccorsi, dove i medici addestrati intervengono in prima istanza, come i rianimatori, ma anche i pediatri vengono formati per risolvere questa cosa. È logico che l'ausilio del pronto soccorso è importante, perché dobbiamo avere a disposizione nei shock anafilattici anche di una strumentazione adeguata per fornire ossigeno, per sostenere il bambino, per un intervento immediato. Nell'ambito dell'accesso ai servizi territoriali, una delle emergenze più rilevanti degli ultimi anni riguarda i disturbi psichiatrici in adolescenza, che non riescono ad avere una risposta mirata, adeguata e intensiva sul territorio in strutture come i centri diurni. I minori rischiano di arrivare allo scompenso acuto e, di conseguenza, ad avere bisogno del ricovero ospedaliero o dell'inserimento in strutture residenziali terapeutiche. Così Antonella Costantino, presidente della Simpia, fa il punto sulle criticità, anche in tema di posti letto, nell'ambito della neuropsichiatria infantile. A livello nazionale erano 350, l'anno scorso sono stati aperti dei nuovi posti letto in Lombardia, Milano e Varese, quindi diciamo che siamo circa sui 370 per tutti i disturbi sia neurologici che psichiatrici da 0 a 18 anni. Mentre i posti in residenzialità terapeutica, nelle comunità terapeutiche per così dire, sono passati a occhio, perché non ci sono dei dati precisi, dai circa 600 di qualche anno fa in tutta Italia a 700-750. Da un certo punto di vista questa cosa è certamente positiva, resta il fatto che mancano gli interventi intensivi territoriali, moltissime situazioni, i centri diurni non ci sono proprio, manca la possibilità di effettuare anche interventi domiciliari, pensiamo, non so, ai ragazzini con ritiro sociale grave fino ad arrivare agli hikikomori,
piuttosto che a una serie di altre situazioni rispetto alle quali un intervento intensivo con il ragazzino, con la famiglia, a domicilio, sul territorio permette di prevenire il ricovero e di prevenire soprattutto la necessità di un inserimento in residenzialità, che è sempre comunque un allontanamento dai contesti di vita.